Salve a tutti, questa sera ci troviamo a Toffia per il Folk in Progress. A inizio da qui, fino a settembre, un viaggio che ci porterà alla scoperta della buona musica con le band emergenti partecipanti al premio SMS Sabina Music Summer, al termine del quale la band vincitrice sarà premiata con una produzione discografica a costo zero presso il Tube Recording Studio in collaborazione con M Produzioni Musicali. Ciò sarà reso possibile grazie alla collaborazione con Etnica Radio ed Arterie nell'ambito del laboratorio Radio Facendo, pensato per insegnare a progettare, costruire e condurre una trasmissione radiofonica. Per info e iscrizioni visitate il sito arterie.org. Ogni sera incontreremo una delle band selezionate per partecipare al premio, nato quest'anno nell'ambito del progetto SMS, la strada della musica in Sabina, che vede l'unione di alcune tra le più innovative realtà culturali presenti nel panorama sabino, come il Farab Music Festival, Folk in Progress, Riviviamo il Centro Storico, Arterie, insieme al Farfa Voice Festival ed il Latin Cures Festival, eventi alla loro prima edizione. Un insieme di manifestazioni, un viaggio all'insegna della musica, una full immersion che celebrerà diversi generi e si svolgerà per tutta l'estate. Iniziamo allora. Chi vincerà? Are you ready? Intervista ai Briganti Sabini. Allora, iniziamo col dire se sai cos'è una radio web. Non lo so, ma presuppongo sia comunque una radio che trasmette su internet. Esattamente. Hai mai sognato di sentire un tuo pezzo trasmesso nella radio? Beh, l'ho sognato, ce l'abbiamo sognato, siamo tutti e quattro ragazzi, però abbiamo solo sognato fino adesso. Beh, se quest'anno verrete ad Arterie avrete la possibilità di sentire un vostro pezzo trasmesso in diretta via radio. E perciò sappiamo tutti che con questo concorso dovrete, se vincerete, arrivare in finale ad Arterie. Perciò vi auguriamo buona fortuna e in bocca al lupo per la serata. Grazie. Se l'atmosfera di questa sera vi è piaciuta, ho visto che c'erano molte persone che ballavano con voi questa sera. No, è stata una... cioè, diciamo che la gente comunque partecipa, anche perché noi siamo un gruppo che non abbiamo niente di così poi programmato. Cioè c'è un programma, però poi la gente fa delle richieste, quindi noi accontentiamo la gente. Ed è tutto un discorso di simbiosi tra noi e il pubblico, diciamo. Quindi non è che noi abbiamo una scaletta e restiamo distanti, ma il pubblico fa parte di quello che noi siamo. Se non c'è un pubblico che ti aiuta, no, non c'è musica. Giustamente. E vi siete formati delle aspettative da questo concorso? Avete qualche pretesa? Pretesa no. Sicuramente ci abbiamo la consapevolezza di aver partecipato a un festival che comunque a noi ci darà la possibilità di essere visti, questo sì, però pretendere qualcosa in cambio da questa esperienza, no, sicuramente un ulteriore bagaglio, quello sì. Beh, allora magari facciamogli qualche domanda sul vostro gruppo, tipo com'è nato? Ma noi siamo un gruppo, nasciamo in questo paese, cioè, quindi io sono di Toffia, nativo, lui è mio fratello, quindi Carmelo Gattuso è un mio amico, insomma siamo tutti amici del posto. Non avendo la passione del calcio e del pallone, abbiamo la passione della musica e col tempo abbiamo un po' così studiato i brani e poi da cosa nasce cosa. Adesso ci ritroviamo qui a fare delle piazze, a divertirci, ma è tutta una questione di divertimento, niente di più. Quindi il gruppo nasce per necessità. Per necessità. Beh, un grande in bocca al lupo per la serata e buona competizione.